Bene. Benvenute, benvenuti tutti a questa che è sostanzialmente la presentazione di un sogno, di una sfida vincente che impegna Fondazione Accademia Carrara in direzione 2023. La impegna eh, immaginando la chiusura del museo il 29 agosto di quest'anno per riaprirlo completamente rinnovato proprio nell'anno in cui Bergamo insieme a Brescia sarà capitale italiana della cultura. Una rivoluzione nella proposta di Accademia Carrara e una rivoluzione che casca proprio nell'anno straordinario della capitale italiana della cultura e subito procediamo proprio invitando il sindaco della città di Bergamo, presidente della nostra fondazione Giorgio Gori a eh, raccontarci di come la città e l'Accademia Carrara nella città si stanno, vieni qui nella, in luce, si stare? stanno preparando a questo grande, a questo grande avvenimento. Buonasera, eh, benvenuti, ci sono tanti amici della Carrara, eh, quindi. Probabilmente qualcuno di voi qualcosa già sa, ci sono i consiglieri di amministrazione, ci sono rappresentanti delle aziende sponsor, della, della Pinacoteca. Però stasera cerchiamo di darvi una visione completa di quello che succede l'anno prossimo, che è un anno non, non qualsiasi per la città, perché. Insieme a Brescia, sapete, siamo capitale italiana della cultura, è una vicenda purtroppo che parte da un presupposto doloroso, cioè la, il, quello che è successo a Bergamo nel 2020, ma che segna anche una possibile eh, davvero rinascita della città a partire dalla cultura. Così noi abbiamo perlomeno cercato di innescare, eh, visto che non è soltanto un progetto dell'amministrazione comunale, ma vogliamo sia un progetto della città e di tutte le sue componenti. L'Accademia Carrara non può non esserne protagonista, essendo una delle principali istituzioni del territorio e quindi abbiamo cercato in questi mesi di lavorare per presentarci al meglio il prossimo anno. Questo vale sia per i contenuti della proposta artistico-culturale di cui parlerà Maria Cristina Rodeschini tra poco, e quindi il programma delle mostre del 2023, visto che un museo come questo vive sia della dimensione della collezione permanente sia delle esposizioni temporanee che di, di volta in volta riesce a proporre e il 23 come vedrete è davvero un anno speciale però la nostra riflessione è stata molto più ampia ci siamo chiesti dopo 6-7 eh, anni dalla, dalla riapertura del 2015 se tutto avesse funzionato al meglio se qualcosa si potesse fare di più se l'esperienza di visita dei tanti che erano venuti nel frattempo a visitare la Carrara fosse stata completamente appagante se avessimo eh, risolto in modo felice il rapporto appunto tra ciò che permane, quindi la, la collezione fissa, e ciò che invece proponiamo eh, in via estemporanea con, con le mostre temporanee. E, e in effetti quest'ultimo eh, elemento non è sempre stato ben risolto perché lo spazio per le grandi mostre. Noi ce l'avevamo dall'altra parte della piazza, abbiamo sempre chiesto permesso alla GAMEC, interrompendone l'attività di poter fare degli allestimenti. E questo ha determinato, come capite, molta rigidità perché bisognava decidere molto prima, bisognava eh, chiedere agli altri di sospendere il proprio lavoro, e al tempo stesso una relazione non, non particolarmente felice tra coloro che andavano a visitare la temporanea e la nostra aspettativa che venissero a vedere anche la permanente, spesso non sono venuti, anzi diciamo che le mostre di maggior successo hanno un po' svuotato la visita di, questo, di questa pinacoteca. Allora abbiamo immaginato di rivisitare l'allestimento, questa è stata la prima cosa. Abbiamo chiamato un architetto che ha un curriculum molto importante, eh, tra cui appunto... Anche istituzioni di questo tipo, che è Antonio Ravalli, che conoscerete questa sera, e gli abbiamo chiesto di ragionare sull'allestimento. Lui è tornato con un progetto molto più ambizioso, che era quello di aprire letteralmente eh, la scatola verso eh, delle prospettive che, erano fino a, a, che sono ad oggi precluse nel senso che quello che c'è accanto. A questo palazzo, quello che c'è dietro a questo palazzo lo intuiamo perché se siamo di Bergamo sappiamo dov'è, ma il visitatore non lo capisce. E dietro c'è uno spazio verde di 3000 metri quadrati, bellissimo, terrazzato. C'è un immobile che era ai tempi la casa del custode che abbiamo deciso di ristrutturare. C'è la prospettiva della relazione fisica con le mura veneziane che sono a poche centinaia di metri da qui. E quindi la proposta che, che Ravalli ci ha fatto. Ed è l'altra la, la, cosa importante che vi raccontiamo stasera, è stato quello di rileggere questo spazio, di aprire dei collegamenti, di eh, rendere fruibile degli spazi fino ad oggi preclusi. Mi fermo qua perché sennò mi dice che eh, consumo i contenuti di tutti gli altri che devono parlare dopo. Per cui. però insomma, mi, mi interessava darvi l'idea che questa sera parliamo di hardware. La scatola, appunto, l'immobile, gli spazi, l'intervento edile eh, che ci aspetta nei prossimi mesi e, e però parimenti di software, cioè di contenuti e della proposta artistica che è stata messa a punto. E vi ringrazio di essere qui questa sera. Grazie, grazie Presidente. E dopo Giorgio e la Carrara, Nadia e la Carrara, Nadia che ha una grandissima responsabilità, l'assessore alla cultura della nostra città. E come dire, nel 23 sarai protagonista. Grazie. Ricevere il titolo nella modalità con cui l'abbiamo ricevuto insieme a Brescia ci ha costretto a guardare al futuro, ci ha impegnato in uno sguardo, una visione sulla città futura. L'abbiamo fatto insieme a Brescia, l'abbiamo fatto soprattutto insieme alle nostre istituzioni e in primis con la Fondazione Accademia Carrara. E nella visione che, che abbiamo dato nelle linee di guida della capitale credo che eh, la Carrara come vedrete questa sera da questa magnifica presentazione noi l'abbiamo già, già visto una volta eh, vedrete come ben interpreta si fa interprete proprio della, della visione del futuro del, ci si, si interroga su come questa istituzione può essere nei prossimi anni e risponde molto bene all'esigenza di essere un museo che guarda al suo patrimonio non come qualcosa di, eh, di stabile, di immutabile, ma piuttosto come un patrimonio ogni volta da mostrare nelle sue forme diverse, in relazione sempre con quello che è il pubblico e il visitatore, sia il cittadino di Bergamo che, che i suoi visitatori. E da, qui, da questa riflessione è nato tutto quello che ci racconteranno questa sera Cristina Rodeschini e l'architetto Ravalli, cioè una, una redistribuzione e un riallestimento. Che a mio parere coglie due obiettivi importantissimi. Il primo è di riunificare le grandi mostre nello stesso edificio dove il museo vive. Perché, museo, perché grandi mostre, muse, è parte del museo, fare le grandi mostre è parte delle strategie di un museo, come lo sono i depositi, come lo sono i servizi educativi e tutte le attività di conservazione che ruotano attorno al museo. E la ridistribuzione che vedrete tra secondo e primo piano, vedrete un, il piano destinato alle grandi mostre a cui vengono alternate l'esposizione di ciò che è nei depositi. I depositi della Carrara sono ricchissimi, ma molto poco il grande pubblico conosce di questi eh, depositi. E troveranno quindi per la prima volta, quindi una concezione assolutamente innovativa perché è nuova: l'idea nuova di avere uno spazio in cui si alterneranno a rotazione e, mh, dipinti che sono attualmente nei depositi. E sappiamo anche dalla cronaca recente che questo riserva sempre delle belle sorprese: lo sappiamo dal Mantegna, ma eh, anche più recentemente i due scudi cinquecenteschi che abbiamo visto in mostra, che sono qualcosa di meraviglioso e che proprio perché sono stati. Tolti dai depositi messi in mosse e hanno avuto un grande successo di pubblico, verranno mantenuti nella, nel riallestimento del, del museo. Quindi rientrano eh, nel, nel, nella collezione permanente. E poi c'è la parte di valorizzazione di come è nato il museo, cioè i grandi collezionisti, quindi la storia, e sono quindi percorsi che entrano più nel dettaglio della storia e rendono l'idea del grande museo. E poi c'è l'ambizioso progetto che ci racconterà l'architetto Ravalli. In modo meraviglioso e molto suggestivo, grazie anche al video, che ci permetterà di scoprire anche un'area verde nuova della città, rispondendo quindi anche all'obiettivo di, ehm, di valorizzare il paesaggio. È un paesaggio nuovo quello che vedremo affacciandoci dalla Carrara su quel giardino meraviglioso e che si scopre anche grazie a una nuova connessione ideata dall'architetto Varali di, di connettere i piani della Carrara con un camminamento esterno e questa è un'aggiunta contemporanea molto, molto interessante quindi grazie a tutti e la parola la restituisco a Gian Piero che poi sì. tutto. No. Sì. Grazie, grazie grazie Nadia l'abbiamo evocata più volte è il cuore dell'Accademia Carrara e Cristina potremmo dire è la Carrara con l'accento e a lei il compito di e' il compito di raccontare quest'idea, questa suggestione, appunto il cuore del nuovo museo. Eh, chi lavora nei musei sa che eh, ha ovviamente una grande responsabilità per quanto riguarda eh, la conservazione dei materiali che gli eh, sono stati, nel caso della Carrara, donati, che devono essere trasmessi eh, alle future generazioni. Ma eh, il secondo punto è quello molto altrettanto importante, è quello di rendere eh, disponibili al pubblico eh, tutte queste meraviglie eh, nel miglior modo possibile. E questa è una riflessione che i musei devono continuamente fare anche in aderenza a quelli che sono i cambiamenti della società. Devo dire che il periodo che abbiamo vissuto è stato un, un momento, come sappiamo, tragico, ma eh, che eh, ricordo sempre ha fatto scattare un'incredibile solidarietà tra istituzioni museali nel mondo. Ci parlavamo, ci sentivamo, ehm, ci confrontavamo. Eh, ma i musei in questa frangente hanno dovuto accelerare la loro riflessione, la riflessione su se stessi, cosa saremo cosa, dopo questa, questa esperienza eh, straordinariamente negativa, come sarà la società dopo. E di qui eh, una riflessione che eh, è partita nel 2019, ma che si è articolata attraverso il lavoro eh, di una... Commissione che si è applicata proprio a questo argomento e l'indicazione è stata di ridefinire gli spazi interni del museo concentrando la collezione permanente al secondo piano, mentre attualmente occupa anche il primo piano e eh, lasciando il primo piano a, eh, disponibile per progetti di valorizzazione. Cosa significa? Eh, I musei hanno, ma non solo l'Accademia Carrara, tutti i musei del mondo hanno un patrimonio molto, molto più esteso di quello che viene, viene esposto stabilmente e quindi la necessità eh, di studiare, perché il museo è un luogo di ricerca, quindi eh, studiare questo patrimonio. E presentarlo al pubblico, perché se è vero che il museo deve conservare, se il museo eh, non mette nella disponibilità di tutti questo patrimonio, fallisce il 50% del suo ruolo. L'Accademia Carrara ha una, una magnifica tradizione eh, che identifica il museo con il collezionismo, il collezionismo privato che dal suo fondatore in avanti per tutto il corso dell'Ottocento, del Novecento, ma anche oggi, vedremo, eh, vedremo come, continua a eh, individuarlo come il luogo più adatto per conservare le collezioni che sono state composte da eh, uomini eh, molto, molto colti che hanno dedicato a queste loro passioni tutta una vita e alla fine però il desiderio di eh, metterle in comune, eh, di lasciare e di eh, coinvolgere tutti in, questa, eh, in questo loro percorso culturale e in questa loro passione. Eh, L'esito è appunto per il 2023, quindi il 2023 raccoglie tante cose, una riflessione profonda sul museo, un'esperienza un, un eh, drammatica, ma come tutte le esperienze drammatiche provocano degli delle grandi scosse e eh, quindi un, un, un ridisegno dell'assetto eh, eh, del museo nel suo insieme. Noi pensiamo che con questa proposta, mh, quindi concentrando in 15 sale eh, la proposta stabile della collezione permanente, ma mettendo in gioco il primo piano come eh, invece proposte di studio ed espositive in continua variazione offriamo anche una possibilità al pubblico di eh, incuriosirlo, eh, quindi eh, lo invitiamo a ritornare e questo è oh, un elemento determinante nelle politiche museali, non solo della Carrara ma in tutto il mondo. Eh, direi che eh, fondamentale è stato il lavoro di questo gruppo a cui ha fatto parte immediatamente eh, eh, l'architetto progettista che era chiamato a lavorare con noi fin dall'inizio, Antonio Ravalli, eh, su questo progetto. Mm, e eh, come è stato anticipato, ma adesso sarà Antonio, lui stesso ad, illustr è qui. ad illustrarcelo, eh, quindi... ha fatto scattare... Antonio. In perfetta consonanza tra l'altro con i lavori della Commissione, perché non è stata solo una questione di tempistiche giuste, ma anche di dialoghi che nel corso di un anno e mezzo si sono intrecciati e hanno dato eh, questo risultato. Allora presentiamolo: Antonio Ravalli, eh, il progettista, architetto da Antonio Ravalli, progettista della nuova, delle nuove Accademia Carrara, è lui che. Ha raccolto questi messaggi, queste idee, questi stimoli eh, di Cristina e della commissione scientifica che con lei ha lavorato e li ha tradotti in un progetto molto, molto interessante, certamente, ma anche molto, molto ambizioso. Prego, Antonio. Sì, buonasera a tutti. Eh, quello di cui parlerò ormai cominciate a sapere di che cosa si parla perché è stato fortemente anticipato. Eh, diciamo che il progetto si basa su due livelli, su una. Su una Sistemazione interna del nuovo ordinamento che vede appunto quanto ha presentato la direttrice ora e questa, diciamo, soluzione nata quasi per caso eh, di questa infrastruttura esterna che sta fuori dall'edificio, che invece è una specie di scarto che risolveva un, una serie di problemi funzionali. Diciamo che la prima volta che sono venuto a Bergamo. Uh, la mia curiosità quando sono arrivato alla Carrara è eh, vedere le mura sostanzialmente, perché sulle mappe le vedevo così prossime, tant'è che appena uscito dalla Carrara sono salito sul baluardo di, di Sant'Agostino e da questo si vede la prossimità della Carrara. Ma dalla Carrara, immaginate dalla piazza, dalla via della Nocca, è impossibile capirlo. No? Per cui dietro la Carrara c'è un patrimonio straordinario futuro di, eh, o passato di, eh, di una struttura fantastica che è il sottomura, che sono state anche vincolate o protette dall'UNESCO probabilmente in un futuro saranno anche più facilmente utilizzabili. Ma detto questo, insomma, questo tema di se voi percorrete la Carrara solo dalle scale avrete due piccoli fori circolari che vi permettono di vedere qualcosa che è celato da tutto il museo, perché il museo per questioni conservative sostanzialmente non ha finestre. No? Per cui l'idea di scoprire questo, questo spazio nascosto così straordinario, con una potenza di opportunità così forte, ci ha portato a proporre um, alla Carrara e poi al comune di, di Bergamo la possibilità di realizzare un piccolo intervento quasi di tipo immaginate un po' come strutture di protezione archeologica per andare a occupare una serie di interstizi che stanno tra la Carrara e, e, e questo giardino. E, per rendere funzionale e per accentuare o aumentare il tipo di servizi. Per cui voi immaginate in questo momento, stiamo nel percorso della permanente, non siamo completamente arrivati in fondo, no? ma questo percorso così importante, no? come diceva Cristina, che ti porta una sorta di fatica percettiva durante il percorso, arriva un'ultima sala e da questa sala, immaginate un po' come se foste nell'ultima sala, questa piccola riga come se fosse una porta, ecco, l'idea del, del progetto è di aprire questa porta. Apriamola. Eh, questi sono i 3.000 metri quadrati di giardino che sono sempre stati lì, ma che effettivamente Antonio ha immaginato di, di poter mettere a valore e quindi di rendere utilizzabili al pubblico. E ora Antonio mostraci magari cosa hai pensato, questo camminamento, come il visitatore potrà accedere a questi spazi. Ecco, immaginate che intorno alla Carrara ci sono una serie di muri, queste sono le muraine, questo è il muro che protegge, diciamo, che divide la proprietà della Carrara da altre proprietà. No? E poi vedete che in questo punto, ad esempio, c'è un bow-window chiuso. È nell'ultima sala, attualmente, se percorrete il percorso esterno lo vedete. Come avete visto, probabilmente in questa zona, che ci sono una serie di, di, di muri di sostegno che, che generano una specie di piccolo andito, tra la Carrara, di protezione tra la Carrara e, 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 la, e il giardino. Più una serie di terrazzamenti molto interessanti, con statue. L'idea è quella di costruire un percorso che prima di tutto realizza un piccolo ambiente, che è la prima immagine che avete visto che sta qua, che serve a uscire dalla, dalla sala 15, quindi dall'ultima sala del museo, e prendere una piccola pausa. Da questo ambiente, che è una piccola zona di sosta, si, si vedrà, il baluardo di San Agostino. Quindi si ricostituirà quella cosa che a me era mancata quando ero arrivato, cioè la relazione geografica tra la Carrara e la città. questo scusami, noi in questo istante siamo qui. Okay. Per cui, seguendo una piega del terreno, perché il, il lavoro si basa tutto su, sull'intervento, su, su riconoscere interstizi e la possibilità di lavorare, con una piccola rampa, Arriviamo a un punto dove c'è un forte dislivello. In questo punto ci sarà un ascensore che collega fino a piano terra. Poi alcuni corpi che scartano per permettere di rendere funzionale questo, questo annesso, che oggi è una sorta di relitto e che avrà un piccolo ampliamento, ma diventerà una caffetteria, come un elemento fondamentale oggi di un museo contemporaneo. E aprirà poi per, per scendere quasi senza vedersi all'interno di questo spacco, ma generando de, delle serie di spazi. Molto, molto suggestivi dal punto di vista archeologico le, le grandi murature in pietra di, eh, di, di sostegno della terra no? e aprendo anche un altro elemento molto interessante che è un accesso a quest'area pubblica a, a, da via della Noca per praticamente risalire il giardino sostanzialmente per risalire il giardino e forse un giorno scavalcare le mureine e arrivare solo nel sottomuro no? ecco tutto questo è abbastanza semplice, cioè eh, praticamente si rilegge lo spazio che è già esistente, del resto dai documenti storici prima eh, dell'intervento del conte Carrara sull'edificio, l'edificio era servito eh, direttamente da queste scale esterne, cioè la funzione degli edifici e dei tre piani erano serviti dalle scale esterne, per cui non si fa altro che sostanzialmente rispristinare qualcosa che era stato dimenticato, no? e come il giardino che non si vedeva era un giardino nascosto, deve diventare la presenza, la, questa presenza della Carrara. Ecco, io mi fermerei qua. Accompagnaci magari oltre all'interno del museo in questa nuova distribuzione degli spazi che abbiamo detto per l'appunto prevedere al piano terra servizi e poi al piano primo invece le esposizioni temporanee e al secondo... La permanente ecco, prego. Il piano terra appunto dei servizi, l'ala di destra verrà dedicata soprattutto a questo nuovo funzionamento della macchina che permette eh, ehm, il funzionamento della di grandi te temporanei, per cui stoccato delle opere, sosta delle opere nelle 24 ore prima dell'allestimento, un piccolo laboratorio di restauro, mentre l'ala destra sarà che sta sul giardino sarà dedicata alla didattica. Salendo. Uh, dalla scala esistente, si salirà direttamente al secondo piano dove il percorso si svilupperà linearmente senza dover tornare come oggi indietro, immaginate che oggi il percorso passa di qua, gira in fondo e deve ritornare indietro trovando un ascensore microscopico in, uh, alla fine del... Della... viceversa, oggi il percorso si svilupperà linearmente e troverà questi due diversivi che sono la sala Scaglia e la sala zeri, e poi continuerà per arrivare a quella pausa e da quella pausa scendere al primo piano. Attraverso il nuovo percorso esterno, rientrare fatto. nella galleria, rifare tutto il percorso. Questo è lo spazio dedicato alle temporanee, a cui si potrà accedere poi alla sala convegni, o eventualmente, in caso di una temporanea enorme, utilizzarla come temporanea. Mentre quell'ala che vedete a sinistra quella sarà dedicata tutta a depositi visitabili, in cui verranno conservate tutte le opere della Carrara perché possono essere riutilizzate come temporanee. Tra, diciamo che ci saranno delle temporanee di serie A con, con ospiti esterni e poi un lavoro di riciclo di tutto il materiale della Carrara. Il magazzino dovrebbe ospitare più delle opere che sono conservate in Temere Carrara. Temevo tu dicessi delle di serie B, no. a un certo punto. <ride> no, no, beh, per capire, ci sono delle mostre che ospitano opere esterne, come la mostra, le mostre che saranno fa, fatte con l'inaugurazione, e delle mostre invece che contengono il materiale e che a rotazioni, i curatori o invitati decideranno come rispondere secondo un tema, per cui un'offerta superiore alle opere esposte attualmente in Carrara. Quindi in effetti una Carrara che si rinnova nell'offerta, che diventa più Accademia Carrara, questo ad esempio è l'affaccio che sarà proprio nella ecco. sala adiacente che condurrà su questo nuovo suggestivo camminamento che darà l'opportunità di passare dal secondo piano dove ci troviamo noi oggi e dove ci sarà appunto l'esposizione permanente, al primo piano dove invece ci saranno le mostre temporanee e al tempo stesso, per chi lo vorrà, al, al giardino. Giardino che eh, ha già trovato insomma, un suo nome, una sua intitolazione, si chiamerà I Giardini di PwC, avete letto recentemente di questa preziosa, strategica partnership con PwC che appunto eh, intitolerà eh, proprio tutto, tutto quello spazio. Vedete che anche dal punto di vista dell'allestimento interno cambia la campitura eh, dei colori e la gestione degli spazi dal grigio uniforme di oggi a questi eh, colori eh, diversi e più accesi. Quindi le Carrara che diventeranno appunto più d'una con più offerte all'interno dello stesso spazio eh, museale. E, eh, grazie, grazie davvero Antonio per l'intuizione e eh, per la tua presentazione. Torniamo ora a Cristina perché ci possa lei introdurre al cuore, all'ordinamento ehm, delle opere all'interno di questo secondo piano. È un secondo piano che vede 15 sale eh, si salirà dalla, dalla scala dove siete sempre saliti, quella nuova eh, inaugurata nel 2015 e, e che individua, eh, appunto, il nuovo percorso individua eh, due blocchi di sale. Eh, sarà un percorso, come vi è stato detto, che continua, che non si interrompe e inizierà con un primo blocco di sale, 5, eh, che mettono in, in scena questo il cuore pulsante della collezione della Carrara o perlomeno uno dei cuori pulsanti che è quello della cultura rinascimentale eh, quattrocentesca. Abbiamo appunto eh, opere di, invidiate da tutti i musei del mondo eh, dovute appunto all'occhio e al gusto straordinario dei collezionisti che le hanno salvaguardate, che alla fine non hanno disperso ma consegnato la città e eh, quindi un percorso che va da Pisanello a Mantegna a Giovanni Bellini. Eh, la cultura veneta ha un, un punto d'onore eh, all'interno della raccolta perché eh, storicamente la città, per essere stata parte della Serenissima, ha avuto fortissimi legami con eh, la Repubblica. E quindi eh, anche questo scambio tra i pittori di Bergamo e comunque i... Eh, i maestri della, della cultura vedeta vede un deposito straordinario tra di noi. Introduco immediatamente un aspetto che è comunque nel trend internazionale e chiaramente la, la Carriera è una pinacoteca, cioè il suo patrimonio più conosciuto è quello di queste straordinarie collezioni di dipinti. Però in realtà eh, un ingresso, tra l'altro in occasione, del 2023 di una importantissima collezione, la più importante collezione in mani private di medaglie e di placchette dell'ingegnere Mario Scaglia che viene donata al museo, introduce e rompe una seconda volta così come aveva fatto Federico Zeri donando la sua collezione di scultura al museo che è identificato come una pinacoteca, dice e commenta che la storia dell'arte è fatta sì di dipinti, ma è fatta anche di tutto un altro eh, nucleo importantissimo di immagini, di manufatti, eh, che eh, non solo completano la visione, ma arricchiscono la visione di una sala che conserva solo dipinti. Questo è un altro veramente cambio di, di passo importantissimo. Ehm, che eh, verrà messo e dichiarato immediatamente in queste cinque sale eccezionali. Eh, L'ultima di queste sale è quella mh, relativa alla cultura rinascimentale del centro Italia, perché, come sapete, il nostro museo è il più dotato, per esempio, del, insieme al Pol di Pezzoli nel nord Italia, di opere di Botticelli. Si rinizia poi, eh, arrivati al pianerotto del museo, al secondo piano. Un'altra serie di sale, altre dieci sale, in cui non dico che si ricominci da capo, ma eh, si identifica una, eh, la cultura lombarda e anche la cultura espressa dalla nostra città, che è stata terra di collezionisti, ma è stata anche terra di, di grandi autori, di grandi artisti. E quindi si ricomincia mh, nella prima sala con la cultura lombarda, per poi eh, piemontese, perché. Eh, lo sguardo dei collezionisti è stato uno sguardo largo per arrivare ai punti topici eh, del nostro, della nostra cultura d'arte. Quindi, eh, Lorenzo Lotto, quindi, che stette nella nostra città per più di 13 anni, eh, e eh, come sapete, Lorenzo Lotto, è, la cui provenienza è una provenienza veneziana, ma ha trovato nella nostra città un. Un momento di straordinaria felicità, tra l'altro, nel momento della sua maturità. Ma nel cuore di questa serie di dieci sale, naturalmente, una sala è sempre dedicata a Giovan Battista Mononi, famoso per il ritrarre al naturale, che è stata una delle sue caratteristiche, per proseguire. Nel 600 e nel Settecento, secondo un filone di ricerca individuato da un critico d'arte del Novecento, c'è questa pittura della realtà che vede due campioni in Evaristo Baskenis e in Fra Galgario. Un, un altro elemento eh, di, di, di novità saranno le ultime tre sale che sono dedicate all'Ottocento. Un Ottocento eh, che mh, per. Eh, eh, per certi versi eh, è stato considerato un 800, eh, non dico minore, ma comunque molto calzato sulla città. Ma questo ci consente, eh, nonostante si abbiano degli assoluti capolavori, di Hayez, di Previati, di Pellizza da Volpedo, ma di dare un'indicazione molto importante. Il fondatore, Giacomo Carrara, dona la sua collezione, ma con una visione molto chiara che perdura tutt'oggi, fonda anche una scuola di pittura. L'Accademia di Belle Arti ha la stessa età del nostro museo e vive tutt'oggi, naturalmente si è modernizzata ed è frequentata da 150 studenti tutt'oggi. Quindi questo, questo fortissimo valore identitario viene dichiarato in queste sale dell'Ottocento. All'ultima sala, che è la sala 15, che è esattamente la sala che si trova qui subito, passata questa, ehm, subito dopo, ehm, in cui sono attualmente esposti alcuni eh, esempi di pittura straniera, si uscirà con una porta e si aprirà a questo nuovo immaginario del museo, che è un immaginario naturale. Di, di grande piacevolezza, eh, riservato rispetto all'ingresso principale, ma che non lo sarà nella fruizione, perché abbiamo subito immaginato e pensato anche nel, nella praticabilità e nella sostenibilità eh, di un intervento di questo tipo, di eh, offrirlo alla città, cioè la, lo spazio verde e la, la coffee house sarà eh, disponibile anche in orari indipendenti dal museo. Quindi questa vita del dentro e del fuori, cioè il museo ha il dovere di aprirsi nelle sue attività, ma anche questo essere a disposizione fisicamente aperti alla città è una buona premessa anche per il futuro. E, Cristina, in questo nuovo percorso ordinamentale siamo stati assistiti da mano sicura da una commissione scientifica di profilo internazionale che qui vedete e che una parte rappresentata questa sera e che colgo l'occasione a nome della fondazione per ringraziare e che ci manda attraverso un suo oh no. autorevole presente. esponente non presente perché a New York, Kit Christiansen. un saluto che ascoltiamo. Dieci anni fa al Metropolitan Museum di New York abbiamo avuto il privilegio di presentare a un pubblico americano una selezione della collezione dell'Accademia Carrara. Per me è stato un momento speciale intanto che da giovane ho visitato l'Accademia Carrara col più grande piacere faceva parte dei miei anni di studi, di ricerche. L'Accademia Carrara ha un posto speciale nella storia dei musei italiani e anche per la consistenza della sua collezione, perché è un museo fatto di donazioni: donazioni che vanno da quella uh, del fondatore Giacomo Carrara fino a Federico Zeri e Mario Ascaglia, che recentemente ha donato al museo una collezione di placchette e medaglie di enorme importanza e che dà un altro aspetto della, alla collezione. Dunque il museo racconta non soltanto la storia dell'arte italiana e soprattutto in Lombardia, ma la storia del collezionismo momento cruciale dopo il risorgimento fino ad adesso di oggi lavorando dunque con colleghi italiani abbiamo avuto il compito di considerare questa collezione l'aspetto unico della sua storia è quello che darebbe il più gran piacere è visitare torre. Abbiamo scel scelto salette individuali, ognuno con una tematica speciale, in cui si troverà questi capolavori di Giovanni Bellini, di Andrea Mantegni, di Botticelli, di Raffaele Giovene, di Lorenzo Lotto, Evaristo Baschenes, Galgario, Cerrutti, Pellizzi di Volpardo, organizzato in maniera che darà un momento di riflessione, ma anche di enorme piacere. Vorrei ringraziare la direttrice Cristina Rodeschini per l'invito di, di far parte di questo comitato. e Auguro alla città di Bergamo l'inaugurazione di questo museo, che rientra nella vita culturale dell'Italia, nel momento di definizione di oggi. Grazie. Grazie a Keith, Christiansen e Cristina. Abbiamo raccontato dell'evoluzione, della rivoluzione in qualche misura del museo, che però si compie anche attraverso eh, i momenti espositivi che andremo a realizzare proprio nel 2023. Quindi, qualche breve cenno di quelle che saranno le grandi mostre nell'anno della capitale della cultura, una breve presentazione, Cristina. Il 23 sarà, lo sappiamo, e. Eh, Accademia Carrara ha molto creduto in questo sin dall'inizio, eh, un anno speciale. Nel 26 eh, offriremo al pubblico, quindi tra le prime istituzioni ad affacciarsi a questo anno eh, importante eh, con la ridefinizione al secondo piano del percorso permanente, ma già al primo, primo piano con una proposta espositiva dedicata a Cecco del Caravaggio che è un artista che ha probabili. Probabilmente delle origini lombarde e che eh, diventerà il soggetto e il modello di eh, opere di Caravaggio. Avremo anche un'opera certamente di Caravaggio in mostra che eh, raffigura Cecco in giovane età insieme a Caravaggio. L'estate, eh, questa mostra si concluderà a giugno, l'estate vede invece un progetto sulla montagna tra pittura e fotografia. E questo è il progetto che probabilmente più eh, dialoga e dialoga strettamente con il, eh, il progetto bresciano. Con Brescia è dal, eh, dall'ottobre del 2020 che stiamo ragionando su progetti e questo trova una, un punto d'incontro su questa mostra che vede pittura, cioè la pittura di montagna nell'800. Le nostre montagne sono state più volte ritratte eh, da artisti, ma nel contempo, un'azione, una, un intervento di un artista giapponese che documenterà la nostra montagna oggi con due campagne, una estiva e una invernale, per restituire eh, questa dimensione territoriale. Perché è molto interessante che nel '23 il collegamento con Brescia ma anche aprire al. Eh, territorio per legarlo alle istituzioni. Eh, ultimo appuntamento eh, che eh, riguarda eh, la pittura di storia e melodramma, melodramma che ha una, un importante protagonista di questa stagione interessantissima, che è, è appunto quella del, nel cuore dell'Ottocento, eh, Gaetano Donizetti, con un progetto che metta in mostra attraverso la pittura. Tutte le imbricature all'interno di questo momento dell'Ottocento particolarmente vivace, che coincide tra l'altro con l'affermazione dell'unità nazionale. Questo progetto ci consentirà di lavorare naturalmente con la Fondazione Donizetti. Il settembre è stato un anno, un mese per la città, sempre. Anche nel passato ritenuto il settembre aerobico era famoso perché eh, la stagione teatrale iniziava e questa mostra eh, avrà, che, che è di pittura, ma avrà fortemente eh, presente anche l'espressione musicale, troverà eh, delle, delle, una collaborazione strettissima con la Fondazione e anche con altre istituzioni della città. L'inizio appunto alla fine di settembre e eh, la conclusione sarà per il gennaio del 2024 dove il museo a questo punto inizierà un percorso nuovo e speriamo flessibile, fluido, accattivante per il pubblico. Grazie. E insomma, grandi, grandi progetti chiamano anche a grandi... Responsabilità, grandi impegni e non ci sottraiamo certamente. Abbiamo visto come le nuove Carrara prevedano dunque al secondo piano l'esposizione permanente, prevedono al primo piano invece le esposizioni temporanee, i focus espositivi per la valorizzazione del nostro patrimonio e la possibilità attraverso questo suggestivo camminamento di poter accedere ai giardini di PwC e al caffè bistro che andremo a realizzare. Ma abbiamo detto insomma grandi progetti, grandi responsabilità, grandi impegni e economici e finanziari e noi ci assumiamo tutte queste responsabilità perché questo... Progetto comporta un impegno economico di 3.230.000 euro. Quindi importi significativi, qui devo dire, insomma, li realizzeremo con il contributo significativo, importante, determinante di Regione Lombardia che si sta da questo punto di vista attrezzando e che quindi ringraziamo. Ma ancora avete visto le tre grandi mostre per il 2023 e anche qui l'impegno. È significativo perché ci portano a ulteriori 2 milioni e 50 mila euro di investimento. Se sommiamo il tutto al 1.800 mila euro di costo della gestione ordinaria del nostro museo, beh, capiamo che l'investimento che la famiglia Fondazione Accademia Carrara mette sul tavolo del 2023 è di oltre 7 milioni. Di euro. Quindi, come dire, ci assumiamo fin da subito eh, la responsabilità di essere l'istituzione, fatemelo dire, responsabilità mia, trainante della capitale italiana della cultura. <ride> Poi, se al 31-12-2023 non avessimo dimostrato d'esserlo, qui è la testa, ma insomma, bisogna anche metterci la faccia. E mi sembra che, da questo punto di vista, l'impegno al quale siamo chiamati sia, eh, sia molto e sia oneroso. E a questo punto gli impegni sono tali se vengono scoperte anche le date precise entro le quali noi dobbiamo assolutamente essere pronti. Allora il 26 gennaio del 2023 inaugureremo la nuova Accademia Carrara con la mostra di Cecco del Caravaggio e poi il 23 giugno del 2023 invece inaugureremo i giardini di PWC, il Bistrot e la caffetteria, dopo più di un anno di lavori importanti, impegnativi in profondità eh, nei giardini, ma che dal 23 di giugno restituiranno davvero una Carrara completamente nuova. Mm, avete visto che Gian Pietro è la Carrara, Giorgio è la Carrara, Nadia è la Carrara, Cristina e la Carrara, Antonio e la Carrara, ma la Carrara siete in realtà tutti voi, quindi qui ci sono tutti i vostri nomi, perché la Carrara è governata da una fondazione di partecipazione, quindi è evidente che tutti dobbiate sentirvi partner, attori principali di questa grande avventura, senza di voi non andremo da nessuna parte, quindi caricatevi anche voi di un po' della responsabilità che prima vi sono presa, perché è determinante per raggiungere gli straordinari. Obiettivi ai quali siamo chiamati. Grazie a tutti, Buon, buona serata. <ride> grazie, insomma, voglio anche ringraziare, permettetemelo, NT Next che ha costruito questa animazione, questo eh, mapping, le riprese col drone del giardino esterno che ci hanno consentito di vivere una serata diversa, non la classica conferenza stampa. Quindi grazie a loro, grande, grazie al sindaco di Bergamo, all'assessore, al comune, a PWC, a tutti i partner di Fondazione Accademia Carrara che sono per noi importanti, determinanti nella quotidianità, grazie a tutti per far parte di questo progetto.